Argomento dopo Agrigento, ne avevamo parlato qualche settimana fa, anche a Siracusa arriva un istruttore regionale per fare i conti in tasca ai consiglieri comunali e viene fuori, vengono fuori migliaia di presenze che i 40 consiglieri comunali a quanto pare di Siracusa hanno accumulato in 11 mesi dell'anno scorso. Parliamo di 11.582 presenze costate ai contribuenti oltre 656.000 euro. Ma pazze, quindi della serie quanto lavorano i consiglieri comunali. Ma è una cosa tremenda, ma come quando ho visto quella di mamma. Ma ragazzi, ma veramente non c'è dignità di sorta. Beh ragazzi, abbiamo finalmente una persona che lavora. Allora, accogliamola. Salvo Carrara, consigliere comunale di Siracusa. Grazie. Salvo Cavarra. Salvo Cavarra, grazie per avermi dato intanto l'opportunità di spiegare alla trasmissione di Giletti. Sono diventato tra virgolette famoso per essermi scusato personalmente io del danno che è stato fatto in tutta la città e non per aver scusato la classe politica che a fronte di 1.200 commissioni per una spesa di 656.000 euro per investimenti di oltre 400 milioni di euro. Uno su tutti gli investimenti è il bando di igiene urbana, che stiamo parlando di 150 milioni di euro. E voi sapete cosa significa. Poi possiamo parlare di tutto, possiamo parlare della questione acqua. Appena ci siamo insediati è fallita la questione. Ecco, la privata, hanno drenato 80 milioni di euro, se ne sono scappati tra Milano e la Svizzera e noi siamo rimasti senza acqua, con 150 lavoratori senza posto di lavoro e noi siamo stati la mattina e la sera lì a fare commissioni, a fare consigli comunali per dare dignità ai lavoratori e per dare l'acqua ai siracusani. Allora, troppe 1.200, sono tanti 656.000 euro, ammazza. Ma già dal prossimo mese sarà dimezzato tutto, perché tanto abbiamo fatto. Ma come finisce l'acqua, scusi, per capire nel frattempo? Benissimo, già sono entrati i primi 50 lavoratori, fine mese ne entreranno altri 50 e andremo a pieno regime. Quindi l'acqua ritorna normale. Almeno da questo punto di vista non siamo come Agrigento. Siracusa è fortunata perché ce n'è tanta acqua. Ah, meno male. No, però scusi, io voglio capire una roba. Allora, non è che ogni volta bisogna arrivare allo stesso punto, cioè esplode il casino e dal mese successivo si tenta di mettere la toppa, perché poi io lo so come che sono fatte certe cose. Aspettiamo 4 mesi, si ritorna all'andazzo di prima. Mi faccia spiegare, la toppa viene messa perché non avendo più quella mole di lavoro che ci siamo ritrovati da un anno e mezzo a questa parte, le voglio dire che su 40 consiglieri comunali, 30 sono stati rieletti, sono tutti giovani. Ma non mi interessa, a me interessa che in un anno ci sono 11.582 presenze per un costo di 656.000 euro. Cioè ragazzi, bene, in un anno io le voglio dire i risultati. Ma neanche uno Stato degli Stati Uniti d'America costa così. Le posso dire, anche perché hanno fatto il paragone tra Siracusa e Piacenza. In un anno quello che abbiamo fatto noi, me lo faccio dire in due secondi. Intanto ce lo siamo ridotti del 20% e con quei soldi 15 ragazzi hanno aperto un'attività con 15.000 euro a testa. Abbiamo Ma se quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. Ma lei se mi fa parlare 2 secondi, glielo spiego subito. Ma 4 solarium in città, se lei vedesse Siracusa, non ha uno sbocco a mare. Abbiamo dovuto fare solarium in città. Guardi, a me non me ne frega un cazzo, cioè glielo dico proprio bello, pulito. Io voglio sapere una cosa, come cazzo... Sai cosa mi frega a me? È una settimana che non sto uscendo di casa. Ma è normale, porca miseria, perché... Per 800 euro al mese per servire la mia città Guardi che non ha vinto un Nobel, è solo un consigliere comunale. Certo, che fa il suo lavoro. Va bene, ma lo sapete che ci costate più di un capo di Stato degli Stati degli Stati Uniti d'America? Ma ragazzi, non vi rendete conto di quanto costate alla gente? Lei non può dire queste cose. Ma che non posso dire queste cose? Queste cose non le può dire, l'ho detto voi. La politica deve essere ridotta e poi abbiamo la politica fatta
Ragazzi, stiamo parlando di un consiglio comunale, ma se tutti facessero così, ma voi capite bene che questo paese esplode. Un consiglio comunale che ha portato 15 professionisti. Ma non me ne frega niente, ma è un consiglio comunale che non si riduce a fare e che non si riduce. Allora faccia così, allora esca dalla politica e vada a lavorare in miniera. La nostra realtà. Ma se allora lei pensa di lavorare tanto, allora le dico vada a lavorare in miniera. Ha costruito una messa in moro da 3,5 milioni da signore. Ma stava a parlare di un consiglio comunale che mi ha cercato 3,5 milioni di euro per essere risarcito perché non gli ho permesso di fare il porto turistico e il villaggio alla Pillirina. Io le dico questo, ma voi vi rendete conto? Siete solo dei consiglieri comunali. A lei le deve fregare. Ma no! 800 euro al mese io ne devo ritornare 3,5 milioni. A lei le deve fregare. No, ma certo, ma la mia città. Ormai siete di un'arroganza incredibile. Lei è solo un consigliere comunale e ci costa l'ira di Dio. Voi consiglieri comunali, appunto, che dipende dalla mia città, anche certo, da lei, che ma non è in grado di dire cosa è. Ma infatti lei non esce manco di casa, talmente la vogliono bene a Siracusa. Ma vi rendete conto delle cazzate che andate in giro a dire? Per il fuoco che continua a mettere lei, certo, tutti guadagnare 50 euro in più. Allora, anche il signor Giletti dovrebbe pagato con i soldi pubblici. Almeno paga di soldi pubblici, ok? 130.000 euro. Allora io non sono pagato con i soldi pubblici, quindi lei consigliere comunale, io ci costa l'ira di Dio e per difendere l'Italia, e lei dovrebbe fare una giusta, lei difende, certo, lei difende Siracusa, infatti non può uscire di casa perché Siracusa la piglierebbe la sberle. A lei e a tutti i consiglieri comunali. Oh, ma ragazzi, stiamo a parlare di un consiglio comunale. Ma un consiglio comunale, esattamente. Sì, dove si lavora dalla mattina fino alla sera. E se non vai in commissione, non lo prendi in gestore. Certo, ma certo. Sei al Parlamento, o vai o non vai. Ma certo, certo, certo. Lo vado a dire agli artisti. Lo vado a dire a un panettiere, va, che lei si fa un culo così. Certo, buona serata. Buona serata, va. Arrivederci Cavarra. Ti leggo un messaggio, scusa Mara. Marco ci scrive: io sono consigliere comunale in una cittadina della provincia di Milano e il gettone di presenza è stato abolito, lo facciamo per passione. Ragazzi, 625.000 euro, ma cosa in proporzione cosa dovrebbe costare tutto? Beh, bestiale, moltiplicare per i consigli comunali che ci sono. Ma ragazzi siamo a una follia. Allora, no, ma voi la cosa ridicola, io lavoro per il bene della mia città, l'ha detto lui. Senti, ci hanno fatto dei calcoli, in pratica ogni consigliere di Siracusa ogni giorno partecipa a una decina di commissioni 7 giorni su 7. Mamma mia, sono veramente sono allibita, devo dire. Allora, io mi sono già tolto la giacca, mi devo togliere la camicia. Io sono annientata da questo. Tra l'altro, a quanto pare, a differenza delle altre regioni italiane, in Sicilia un consigliere comunale, si è programmato una seduta di aula, una commissione, non va in ufficio e lo Stato rimborsa le assenze al datore di lavoro. Ma scusa, ma si facevano io quando ero a San Fermo in consiglio comunale facevamo le riunioni e tutto dopo le 8, le 7, le 8 di sera, in modo che tutti avevano lavorato normalmente e venivano a fare le riunioni, voglio dire, anche la sera dopo cena tantissimi consigli comunali e le cose erano fatte dopo cena, dove la gente aveva lavorato in modo se è cambiato, spero di no, ma insomma era serio, non si chiedevano nessun rimborso, ma il dramma, uno andava fuori dalle sue ore di lavoro. Il dramma è che ci sono ancora politici che credono che per il fatto di essere io sono un consigliere comunale, cioè ragazzi, ma prova a fare il panettiere, prova a fare l'artigiano, fai molta, infatti lo prova, fai nelle ore non di lavoro, prova a fare prova a stare in una catena di montaggio. Adesso io non voglio dire, però io non prendo dei soldi pubblici, ok, non li prendo, no, e certo, quindi, neanch'io. Ma quello che voglio dire è la passione di fare il consiglio comunale comunque fa parte di una passione di voler partecipare alla vita della tua città o del tuo paese, ma chiaramente non puoi pensare di stare sulle palle di 625.000. È una passione talmente alta, ma noi lo facciamo gratis, sono appassionati al posto in consiglio comunale, perché adesso mi risulta che questo signore ma adesso mi dispiace prendermela soltanto con questo Cavarra, perché poi tutti gli altri consiglieri non è che siano da meno, però se questo Salvo Cavarra era prima nel Movimento Sociale Italiano e adesso è sostenitore del sindaco di centro-sinistra con una sua lista civica, vuol dire che quantomeno
è appassionata alla politica ma da tanto tempo. Da troppo tempo. Ma è passata tutta l'aria, è passata tutta l'aria così. Va bene, ricordo i numeri, sms 342 41 15 105, segreteria 02 67 105. Sentiamo Marco che fa il consigliere comunale solo per passione in una cittadina in provincia di Milano. Certo. Marco. Ciao Marco. Sì, ciao, buonasera. Benvenuto. Complimenti per la trasmissione. Io sono un consigliere comunale in opposizione, lo dico anche chiaramente, il Movimento 5 Stelle, e comunque la giunta passata ha abolito il gettone di presenza, certo. Noi facciamo 3 commissioni al mese, più il consiglio comunale comunque quando c'è l'urgenza, quindi bilanci, cose certo. Più importanti. Comunque il gettone di presenza prima era 23 euro e anche comunque quasi tutte le cittadinanze del nord Italia siamo intorno ai 20-30 euro. Queste problematiche qui ci sono solo nel sud Italia, non per far campanilismo, però effettivamente io per quanto riguarda me e anche i miei colleghi lo facciamo solo per passione. Ma certo, se non è ridicolo. Anche perché siamo... comunque a servizio dei cittadini, lo facciamo certo. Di sera, di notte, certo, no, così è la passione quella che ci muove, non sono i soldi. No, ma guarda che anch'io ho fatto parte di un consiglio comunale tanti anni fa, 10 anni fa, a San Fermo della Battaglia sopra Como, e noi andavamo in orari dove nessuno lavorava e andavamo ai consigli, io non ho mai preso nessun gettone. No, nemmeno allora, io. Ma voglio dire, ma questo si fa perché si pensa di essere utile, si pensa. Il mio comune è anche abbastanza, non è neanche tanto piccolo, perché io sono di Cornaredo. Ah beh, grosso. Siamo 20.000 abitanti. Basta, è un bel comune. Ma poi sai, tutti i problemi dell'Interland milanese. È grosso. Grazie mille, abbiamo Claudio di Siracusa che è molto arrabbiato con il comune. Claudio. Eccolo. Claudio! Buonasera Claudio! Ciao Claudio! Ecco, allora, ma tu devi volere bene i tuoi consigli! Claudio! No, io sono in cassa di... ti credo! L'intervento del consigliere Savato. Allora, lui nella trasmissione di Giletti ha detto che spende 400 euro per scendere da Priolo a Siracusa e fare consigli comunali, quando io non ho nemmeno quel lavoro, ed è un'indecenza verso nei confronti di tutti i nostri ragazzi che siamo senza lavoro e disoccupati. Loro, stando seduti in una sedia, prendono più di me, io vado a lavorare io sono disoccupato per quanto lavoro per 30 euro a settimana, mi vado a fare il cameriere. E loro se di là se ne vanno a prendere voi. Parlano di porto turistico quando c'è la Siracusa, c'è soltanto una colata di cemento e roviniamo la più bella città al mondo. Sì, la più bella, ma veramente, senza coscienza. Bravo. Popola di turismo. E noi ancora dobbiamo pagare cemento, sopra cemento. Ma robe da male, ma che vergogna. Coprire d'estate la marina e d'inverno liberarla, una volta i lavori si sbloccano, una volta si sbloccano, una volta si sbloccano, è solamente una palla che sbatte al muro e ci ritorna indietro contro i siracusani. L'assessore Cavarra non ha nessuna motivazione a dire quelle determinate cose, si devono dimettere ad uno perché è un oltraggio verso noi giovani che siamo senza lavoro, e io a 27 anni mantenuto ancora dai miei genitori. Una città che è un fiore, potrebbero usarla, ne fanno 75, hanno fatto 1200, non so quando era. 11.000, ma per far che cosa? 11. Ma per far che cosa? Per far che cosa? 11.000 sono una roba folle. Niente, il bello che loro si sono detti, facciamo più di quello che c'è scritto nei dati. Ma vergogna! Non devi nemmeno dire una cosa di questa. Perché è una brutta figura del Siracusa, noi cittadini. No, ma noi lo sappiamo che non è colpa dei cittadini, lì è colpa di chi governa. Da tutto il mondo. Avete la più bella città del mondo, ma va, che roba. Claudio, ciao, grazie. Ciao. In bocca
al lupo c'è da dire. Dai, proprio, io voglio vai. Sentire, io ne che? Voglio sentire un po' di cittadini di Siracusa, sì. Ne voglio sentire un po' perché voglio capire se davvero questi politici sono amati. Ma quali amati? Il bene della città, il bene. Vabbè, vabbè. Va bene, abbiamo Santo da Siracusa, lo cogliamo subito. Prima vi leggo questo messaggio. Giorgio il pasticcere dice: mandatemelo qui, in Cavarra, in laboratorio di pasticceria a fare 16-17 ore di lavoro al giorno per poter stare in piedi. Appunto. Esatto. Santo! Esatto. Santo allora. Subito! Ci sei? Sì, buonasera. Buonasera a tutti voi. Intanto il telefono, mi scuso, come siracusano. Ma tu devi essere orgoglioso di prendere la parola e dire io non ci sto. Telefoniamo anche per questi, riparare. Quindi ci stiamo candidando per il Camel Trophy, non c'è bisogno di portare le motociclette al Sahara, qui va benissimo, c'entra con tutta la macchina nelle fosse. È in una città dove piove pochissimo, per fortuna c'è un bel clima, però non riusciamo a far allagare le strade, mancano i tombini, le luci poco, le strade poco illuminate, quindi siamo in una città abbandonata. Abbiamo un polo industriale che è una bomba per chi conosce questa zona qua. L'unica via di fuga della zona nord, c'è un ponte che è pericolante, è da 2 anni che camminiamo tutti su una corsia, lo possono chiedere a tutti i siracusani. Camminiamo in una corsia per ritornare a casa, per scappare in caso di bisogno, c'è un ponte pericolante e ne parlo ogni tanto, c'è qualche politico, prende la sua bella bandierina, si mette lì, fa un po' di pubblicità, un ponte che fa per scappare, per far scappare la gente dalla città in caso di esplosione della raffineria ed è bloccato. Ma come si fa a fare la raffineria a Siracusa? A Priolo Gargallo, guardate un po'. Io devo dire che sono Ugo Colma per vedete un pochettino cosa c'è, cosa abbiamo vicino, le più pericolose raffinerie qua della zona. Sì, sì. Abbiamo un porto turistico, lo stavano costruendo, hanno chiamato per fare delle perizie, i cassoni sono buoni, i cassoni sono ottimi, c'è un cemento scadente, alla fine si è sgonfiato tutto, il cemento era buono e sta costando ai siracusani 400.000 euro di trasporto per questi cassoni, per una perizia. Mamma mia. 100.000 euro per riportarli di nuovo perché andavano bene. Tra l'altro, intanto ti saluto. Salvo. Grazie, Salvo. Ciao. Allora, se non sbaglio, c'è il sindaco di Messina, se non ricordo male, che nei giorni scorsi non è stato fatto entrare dentro l'assemblea, l'ARS, l'assemblea regionale siciliana, perché non aveva la giacca e la cravatta. Allora, vedete. Credevano che fosse un casino. Perché lui è veramente è un sindaco molto ma deve lavorare, mano, deve vestirsi. Esatto, molto alla mano, molto amato dai suoi cittadini. Smart, ma poi è uno pratico. Non viene fatto entrare nell'assemblea regionale siciliana dove dovevano parlare dei problemi della sua città perché difetta del protocollo. Allora, mentre loro sono attenti a non fare entrare il sindaco perché non ha la giacchetta e la cravattina, sotto gli occhi di tutti questi si consumano fatti del genere. Ma non esiste. Sai perché non li denunciano? Perché fa più specie mettere fuori dalla porta il sindaco che non ha la giacca e la cravatta? Perché sono tutti intorto allo stesso modo, miei cari. Vabbè. C'è la pubblicità, ci fermiamo per pochi minuti.